Penso che in realtà questa cosa che fa Google è una cosa che facciamo anche fra di noi, cioè se Francesco mi dice ma sai questa cosa l'ho dimenticata a Pisa, so che vuol dire di Viareggio, un lapsus, quindi questa cosa del motore di ricerca è una cosa che appartiene al cervello umano, cioè che chiunque, se un altro un amico fa un lapsus, capisce quello che vuol dire. E tutto sommato, ovviamente il metodo che ho usato è un metodo statistico. Se tutti volevano quella parola, è più facile che ci sia un lapsus. E io penso che in realtà il pericolo non sia internet. Il pericolo, diciamo, è il mondo mercificato e commerciale che ci sta dietro. Secondo me, anzi, internet in questo momento ha una spinta propulsiva importante, perché chiunque può andare, leggere, cioè, la cultura è diventata, forse si svalorizzerà, però è facilmente accessibile. Ci sono dei problemi, ovviamente, di dire ma se io, il mio studente va su Wikipedia e dico ma non è detto che sia giusto al 100%, ma questo sicuramente stimola la discussione, quindi io lo vedo come un fatto positivo. Quello che trovo completamente negativo è la mercificazione della società, cioè io devo ammettere una cosa che, per esempio la televisione, ecco, un tempo la pubblicità veniva fatta, c'era il carosello quando ero bambino io, ed era delimitata nel tempo. Io non lo so, questa violenza, come fanno le persone oggigiorno a pensare se devono, mentre guardano la televisione, sentire 10 volte di fila lo stesso messaggio stupido che qualcosa va comprato, che è importante. Cioè io mi trattengo a stento di distruggere la televisione, poi ci penso, no, l'ho comprata, mi è costato qualcosa. Cioè, qui siamo a dei livelli di violenza incredibili. La televisione mi rende schiavo, ma internet no, perché come leggere? È una forma diversa di tortura, però io posso decidere di quello che mi interessa, lo guardo e posso smettere subito. Non è quello, diciamo, il veicolo della mia schiavizzazione al mondo mercificato, ecco, quindi la penso un po' differentemente. Il problema c'è, però forse l'origine del problema viene da un'altra parte.